Atti degli Apostoli, capitolo 1. Io ho fatto il primo trattato, o Teofilo, circa tutte le cose che Gesù prese a fare e ad insegnare, fino al giorno in cui fu accolto in cielo, dopo aver dato dei comandamenti per mezzo dello Spirito Santo agli apostoli che egli aveva scelto. Ad essi, dopo aver sofferto, si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. E, ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre, che, egli disse, voi avete udita da me. Perché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Così quelli che erano riuniti assieme lo interrogarono dicendo: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Ma egli disse loro: Non sta a voi di sapere i tempi e le stagioni che il Padre ha stabilito di sua propria autorità, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e in Samaria e fino all'estremità della terra. E dette queste cose, mentre essi guardavano, fu sollevato in alto e una nuvola lo accolse e lo sottrasse ai loro occhi. E come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andava, ecco, due uomini in bianche vesti si presentarono loro e dissero: Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che tolto da voi è stato accolto in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Allora essi ritornarono a Gerusalemme, ma dal monte chiamato dell'Uliveto, che è vicino a Gerusalemme, quanto un cammin di sabato. E rientrati in città, salirono nella sala di sopra, dove si trattenevano Pietro e Giacomo, Giovanni e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo d'Alfeo e Simone lo Zelotta e Giuda di Giacomo. Tutti costoro perseveravano con una sola mente nella preghiera e nella supplica con le donne, con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. E in quei giorni Pietro, alzatosi in mezzo ai discepoli, or il numero delle persone riuniti era di circa 120, disse: Uomini e fratelli, era necessario che si adempisse questa scrittura che lo Spirito Santo predisse per bocca di Davide riguardo a Giuda, che fu la guida di coloro che arrestarono Gesù. Perché egli era stato annoverato tra noi e aveva avuto parte in questo ministero. Egli dunque acquistò un campo col compenso dell'iniquità e, essendo caduto in avanti, si squarciò in mezzo e tutte le sue viscere si sparsero. E questo divenne noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, cosicché quel campo nel loro proprio linguaggio è chiamato Acheldama, che vuol dire campo di sangue. È scritto infatti nel libro dei Salmi: divenga la sua abitazione deserta e non vi sia chi abiti in essa, e un altro prende il suo ufficio. Bisogna dunque che tra gli uomini che sono stati in nostra compagnia per tutto il tempo in cui il Signor Gesù è andato e venuto tra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui egli, tolto da noi, fu accolto in cielo, uno di questi diventi testimone con noi della sua risurrezione. Or ne furono presentati due, Giuseppe, detto Barsaba,
che era soprannominato Giusto, e Mattia. E pregando dissero: Tu, Signore, che conosci i cuori di tutti, mostra quale di questi due hai scelto per ricevere la sorte di questo ministero e apostolato, dal quale Giuda si è sviato per andare al suo luogo. Così tirarono la sorte, a sorte, e la sorte cadde su Mattia, ed egli fu aggiunto agli 11 apostoli. Atti degli Apostoli, capitolo 1.